Michele Consalvo, allora, dopo una vittoria alle primarie, oserei dire anche schiacciante nei confronti degli altri due competitor, oggi invece parliamo di quella che è la corsa, la vera corsa a Palazzo Mozzacrugno. Allora, un passaggio rapido. Alle primarie, come mai? Si aspettava tutto questo risultato? No. Avevamo delle buone sensazioni, però quando abbiamo iniziato ad avere i numeri di partecipazione superiori alle aspettative sono saltati tutti gli schemi. In quel momento non riuscivamo più a capire chi veniva, per chi veniva a votare. E allora adesso si parla di Palazzo Mozzacrugno. Ovviamente c'è una coalizione, partiti che la sostengono, magari con passati diversi, con idee un po' diverse, però tutti convergenti nel candidato sindaco. Ecco, quali sono state le motivazioni che hanno spinto innanzitutto Michele Consalvo a correre? Una sola, quella di voler fare qualcosa per questa città, quella di portare la mia esperienza professionale, le mie competenze e metterle a servizio della città. Dico sempre, lo slogan che ho coniato non è uno slogan così, tanto per dire. La politica che serve è uno slogan che dimostra e dà il senso di quello che noi vogliamo fare, il servizio al cittadino, alla città. Quali sono i punti cardini del programma di Consalvo? Il programma è costruito dietro una logica, un'unica logica, quella di creare le premesse per uno sviluppo economico della città, quindi partire da quelli che possono essere progetti di breve durata e di breve periodo per arrivare a progetti di più medio-lungo periodo, molto più grandi e sostanziosi, perché non possiamo né dimenticare la quotidianità né però possiamo limitarci alla quotidianità. La nostra amministrazione sarà differente rispetto all'attuale amministrazione perché abbiamo una visione prospettica della Lucera nei prossimi 10 anni. Vogliamo che Lucera torni ad essere il fulcro della Capitanata e lo può essere solo con delle idee innovative e diverse da tutto ciò che ci circonda nel resto della provincia. È una provincia martoriata, una provincia dove non c'è lavoro, dove i ragazzi se ne vanno, le attività chiudono. Allora è inutile puntare su cose già viste, su programmi, progetti che ricalcano quelli di 5 anni fa. Dobbiamo essere anche innovativi da questo punto di vista, attirare capitali, e con i capitali noi non promettiamo posti di lavoro, noi promettiamo che i nostri progetti hanno l'appeal giusto verso le aziende che, di fuori Lucera e verso le istituzioni di fuori Lucera che servono per portare qui quel know-how, quelle competenze per sviluppare di nuovo l'economia e l'occupazione. Ecco, una giunta che chiude il mandato parlando di soldini che ha recuperato con fondi europei, fondi regionali, quindi diciamo che poi alla fine, dopo i primi 3 anni di mandato, questa amministrazione pare che abbia recuperato qualcosa, Omo. No, o meglio, ni. Parliamo prima dei finanziamenti. Qui devo fare i complimenti a un mio competitor che è riuscito a individuare dei numeri sui quali non mi ero interessato, soffermato. Parlo di Antonio Dell'Aquila, che l'altro giorno ha fatto vedere i numeri reali dei finanziamenti, perché un comune come Troia di 7.000 abitanti ha preso 100 milioni di euro, un comune come Biccari di non so adesso quanti sono, 2.000 abitanti se non ricordo male, ha preso 20 e più milioni di euro. Allora dire che Lucera ha preso 31 milioni di euro con una popolazione di 30.000 abitanti è un po' riduttivo, però li ha presi questi 30 milioni. Il problema è che non sono finanziamenti qualificanti, nel senso che non sono finanziamenti che producono ricchezza alla città. Finanziamenti per rifare l'illuminazione, sì, rifacciamo l'illuminazione, ma che cosa resta oltre alla luce alla città? Resta qualche
crescita economica? Assolutamente no. La nostra visione è completamente diversa. Noi vogliamo prendere anche gli stessi finanziamenti, puntiamo a molto di più, ma anche prendere gli stessi finanziamenti, l'effetto leva del finanziamento deve essere tale da sviluppare redditi, non da restare lettera morta. Per quanto riguarda poi la questione dei debiti, anche qui c'è una continua querella. Io pubblico dei documenti, lui ne pubblica altri, parlo di Antonio Tutolo, proprio ieri ha ripubblicato dei documenti dopo che si è fatto dare una relazioncina dal dirigente dei servizi finanziari. Mi sono preso la briga di andare a vedere questa relazione dei revisori alla rimodulazione del piano di riequilibrio. E i numeri, come sempre, sono numeri. Allora, questo è un prospetto dove rendiconto 2018, parliamo dal rendiconto 2014, dove si parlava di 19 milioni e mezzo di residuo debito iniziale, rendiconto 2018 parla di residuo debito al 31 dicembre di 13 milioni, quindi sì, ha tolto qualche debito, 6 milioni, ma ce ne sono ancora 13. Per cui non va bene dire che lui ha tolto i debiti ci sono e verranno tolti con un piano di riequilibrio finanziario che ha attivato. Peraltro un piano che va dal 2014 al 2021, per cui siccome lui finirà, mi auguro, il 26 maggio o il 10 giugno, chi subentrerà al posto suo si troverà con questo piano e si troverà a pagare le rate residue, per cui i debiti li toglierà anche chi arriva dopo di lui, non solo lui. Il problema serio, e questo lo voglio dire con molta forza, io qui non sono... La campagna politica non deve essere Michele Consalvo contro Antonio Tutolo o contro gli altri. La campagna politica deve essere finalizzata a un unico obiettivo, quello di rimettere in sesto questa città. Abbiamo dei programmi diversi, allora attaccare i miei programmi come fanno loro non è corretto. Nel senso, denigrare i miei programmi, me li puoi attaccare dicendo secondo me è meglio il mio per questo motivo o quest'altro motivo. Ma loro un programma reale non ce l'hanno, il loro programma di quest'anno depositato al comune con le liste è un copia e incolla, ma guardate anche con la punteggiatura oltre che le frasi, del programma del 2014. Questo è prendere in giro i cittadini, perché significa chiedere il voto sulla fiducia senza avere un'idea di che cosa si vuole fare, significa andare a campare, tirare a campare per altri 5 anni. E non è corretto nei confronti della città, non è giusto nei confronti della città. La città merita una programmazione. Ora, se loro quel programma non l'hanno realizzato e oggi lo ripropongono pari pari, ma signori, io voglio dire, l'opportunità l'avete avuta. I fondi europei li potete trovare, quelli utili per realizzare quel programma e non per fare le luci o le feste. Questo è il discorso. Noi dobbiamo pensare che la città ha bisogno di concretezza. Io direi, mi permetto di interrompere, è una campagna elettorale strana questa, diversa un po' dalle altre, poi continuiamo a vedere un po' di altri punti sicuramente di proposta. È una campagna elettorale che forse si gioca, oserei dire, malamente sui social, che poi i social ormai non sono più, ma invece sono un antisocial, perché bisognerebbe lavorare, come ha detto lei, per la città, e quindi bisognerebbe proporsi alla città con programmi, idee. Adesso saranno copia e incolla o non copia e incolla, i cittadini di Lucera devono votare qualcuno che propone delle migliorie alla città, migliorie che dovranno essere poi portate a compimento ovviamente da chi vincerà. Secondo lei questa è una cosa giusta, tant'è vero che anche lei parlava prima di un discorso di io rispondo, lui ribatte, insomma alla fine bisogna che la gente veda, anche perché poi non tutti sono sui famosi social. No, e allora io devo dire che purtroppo questa politica sui social è deleteria, ma per tutte le parti in gioco, perché noi stiamo perdendo tempo sui social a risponderci uno con l'altro, quando invece noi dovremmo far capire invece alla gente che cosa vogliamo fare. Farlo sui social è limitativo proprio perché sui social ci sono 3.000 persone, 4.000 persone, non ci sono tutte 20.000 gli elettori lucerini o i 32.000, i 33.000 che abitano a Lucera. Non raggiungiamo tutta la popolazione con i social,
resta una polemica sterile fino a se stessa. E no, non è giusto, non è giusto, perché poi sui social passano dei messaggi anche in maniera sbagliata, delle frasi scritte in un modo e invece si pensava ad altro, si creano delle incomprensioni. L'ho detto questo già dalle primarie, Lucera non ha più bisogno dell'odio sociale, ha bisogno di una pace cittadina, e si può ottenere solo con un rispetto reciproco. Allora questo, ne approfitto per ringraziare i consiglieri Valerio e Bizzarri, che ieri in Consiglio Comunale lo hanno specificato. Fabio Valerio è stato illuminante quando ha detto: mi auguro che la prossima consiliatura sia una consiliatura su fronti opposti, ma con un obiettivo comune, che è Lucera. È quello che vogliamo anche noi. Per cui io non entrerò più in polemica sui social. Veramente ho perso troppo tempo a rispondere o a non rispondere. Chiaramente farò i miei messaggi, però non ha senso rispondere anche ai singoli sostenitori della parte avversa che ti vengono sul tuo profilo a scriverti cose che non hanno senso, perché non è, ripeto, la guerra Michele contro Antonio, è un problema di contenuti. Oggi i contenuti ce li ha solo, però, permettetemi, il centrodestra. Perché i programmi, l'unico programma serio, devo dire anche quello degli altri candidati, non sono male, però il nostro è più... Ci mancherebbe altro. Ma no, ma lo dico adesso al di là dei ruoli. È più qualificante da un punto di vista di crescita economica. Allora, questo dobbiamo tenere presente. Ognuno di noi ha delle peculiarità. Ognuno di noi ha una propria visione della Lucera del futuro. Io ho la visione di una Lucera che può crescere con alcuni progetti che sono inseriti nel nostro programma di ampissimo respiro. Vuol ritornare all'ultimo punto, agli altri punti, per chiarire alcuni passaggi, perché sono interessanti per capire anche quelli che sono i pro e i contro di questa amministrazione, insomma. No, era solo un passaggio sempre sulla questione dei debiti, dove, quindi ripeto, non è vero che sono stati tolti i debiti, ma vengono pagati secondo un piano di rimodulazione a cui parteciperanno anche i prossimi sindaci. Peraltro sulla rimodulazione, sul riaccertamento dei residui straordinari, si arriverà a 45 anni, quindi ci saranno molti sindaci successivi che dovranno ancora pagare qualcosina. Ma il problema serio che io sollevo quando parlo dei debiti è che forse molti sostenitori di Antonio non vogliono accettare, è che Lucera ha un problema di riscossione, di capacità di riscossione. Se ci sono problemi di liquidità, se si è dovuto fare ricorso a debiti quali l'anticipazione di liquidità o a altre situazioni debitorie, è dovuto a una mancanza, e lo dicono loro nella rimodulazione del piano di riequilibrio, lo dicono anche i revisori: la scarsa capacità di riscossione comporta riflessi significativi sulla spesa, perché se non riscuoti non puoi spendere. Quindi c'è molta evasione fiscale a questo punto. Molti cittadini evadono quello che... Esatto, quindi c'è un problema di evasione. Il problema, loro lo evidenziano, i revisori lo evidenziano, dando anche una parte di colpa alla crisi economica, perché non possiamo dimenticare che ci sono situazioni che vanno al di là dell'aspetto locale. Ma tu, amministrazione, devi mettere il cittadino in grado di pagare. Come? Ratizzando. Ma quando chiedi la ratizzazione, non ti deve venire richiesto un papillo di documenti che ti disincentivano, perché a un certo punto si chiedono dichiarazioni, con dichiarazioni. No, non è così. Anche Equitalia, quando ratizza, non chiede la situazione economica, ti fa la ratizzazione. Peraltro, al 30 aprile scadevano la possibilità per i comuni di aderire ad alcune rottamazioni o sanatorie lite fiscali, dove si sarebbe potuto chiudere delle determinate posizioni a credito, oggi considerate inesigibili, ma consentendo al cittadino di definire e pagare un po' alla volta, senza sanzioni. Allora, se il comune vuole avere un intento vessatorio, fa pagare le sanzioni e chiude la porta a ogni possibilità di definizione. Ma se il comune sa che già non riesce a riscuotere, ma potrebbe riscuotere il capitale, aderisci alla rottamazione, aderisci alla definizione, ti prende il capitale, che sono i soldi che avevi chiesto all'inizio, e non ti prende le sanzioni,
da parte dei cittadini, ma svolge anche un ruolo sociale. Che è anche la maniera per rientrare nei famosi. Assolutamente, in quel modo si aumenta la percentuale di riscossione, entrano risorse e quelle risorse le puoi utilizzare per spenderle o per pagare gli stipendi in arretrato o fornitori che sono in attesa da mesi, cioè è una ruota praticamente. Andiamo in qualche altro settore, praticamente, quali sono le proposte? I debiti, vabbè, abbiamo capito che è anche un po' colpa di quella che è un po' la situazione economica dei cittadini a livello anche nazionale, la crisi c'è e si sente. E qui, parlando di crisi, si dovrebbe anche dire quali sono le vostre proposte a livello di turismo, commercio, insomma, che potrebbe essere anche la maniera per poter far arrivare soldi nelle casse dei cittadini, ma a questo punto anche in contrapposizione anche in quelle che sono le casse della città. Certo. Allora, partiamo dal turismo. Il dato, io ho pubblicato dei numeri ufficiali, perché ogni tanto mi dicono che se non vedono il simboletto della regione o del comune non sono ufficiali, come se me li fossi inventati. No, sono sempre numeri ufficiali, non mi permetterei mai. Il turismo negli ultimi 5 anni è un turismo che a luce rapperso ha visto contrarsi il numero di visitatori di 6.000 unità. Parlo di turisti, non i mordi e fuggi, quelli che arrivano la mattina e vanno via la sera. Parlo dei turisti che pernottano mediamente 1, quasi 2 notti. Un turista del genere vale economicamente almeno 150 euro. Quindi 6.000 unità in meno significa quasi 1 milione di euro di mancati introiti per gli esercenti cittadini, ma questo non lo dicono solo i numeri ufficiali, lo dicono anche gli esercenti. Se chiedete a un albergatore, a un ristoratore, a un barista, se veramente ci sono questi flussi turistici promessi, la risposta è una, e non può essere la stessa: non si vede l'ombra di un turista a Lucera. Guardate, questa è un'amministrazione che spingeva molto sul turismo, ma non ha adottato le politiche corrette per poter incentivare i flussi turistici. Noi abbiamo alcune idee. Abbiamo intanto l'idea parte, diciamo, la filosofia è: riempiamo Lucera e i monumenti, i contenitori di contenuti, eventi, manifestazioni, partecipazioni a fiere e roba varia, che ci permetterà intanto anche di farci conoscere più all'estero, perché all'estero e anche fuori Lucera. Perché quando io vado fuori e mi dicono di dove sei, di Lucera, e la prima risposta è Nocera, ti dà già il senso della notorietà, della mancata notorietà della nostra città fuori. Partecipiamo alle fiere all'estero, facciamo i gemellaggi con le città, perché tutto questo, peraltro tutto finanziabile con i fondi diretti dell'Unione Europea, ci permetterà di farci conoscere e di sviluppare il turismo in maniera concreta. Lo faremo come? Con un progetto che si chiama Lucera in Coming Now, che vede coinvolti operatori del settore, quindi ristoratori, albergatori, tour operator, agenzie di viaggi, insieme anche a un aspetto formativo che vogliamo sviluppare in collaborazione con l'università, con il liceo linguistico di Lucera, perché anche i nostri operatori devono essere formati. Oggi non ci si può improvvisare per l'accoglienza turistica, bisogna sapere quali sono i punti, le criticità. Allora noi faremo anche formazione agli operatori e svilupperemo questo progetto che permetterà, mi viene in mente per esempio Rimini. A Rimini c'è una centrale unica di prenotazione. Allora la stessa cosa, nel momento in cui riusciremo a farci conoscere e quindi a sviluppare questi flussi, la potrebbe implementare a Lucera. Il centro di informazioni deve essere gestito così come questa centrale unica, così come i servizi essenziali, non so, parlo anche semplicemente dei servizi igienici da implementare, perché non bastano quelli che ci sono, deve essere gestito dai privati in collaborazione con l'ente pubblico, ma il sale nel turismo che farà muovere la macchina è l'interesse dei privati, quindi loro hanno tutto l'interesse a collaborare con noi. Insomma, una sorta di sinergia tra pubblico e privato. Esatto, io conto di far venire nei prossimi giorni il presidente della
dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, perché ci ha contattati, ha visto Lucera, ha detto che noi abbiamo un potenziale enorme. Lucera potrebbe diventare, può diventare, perché ci ha garantito l'adesione, l'ammissione, nel circuito dei Borghi Più Belli d'Italia, che ogni anno, quindi non una volta ogni 4-5 anni, apparirà in televisione con programmi costanti, con voti, la scelta da parte dei cittadini, insomma coinvolgimento, animazione. Beh, di questo ne sappiamo, perché nei nostri Monti Damoni ci sono alcuni borghi che fanno già capo a questa associazione, che portano sicuramente molto turismo. Turismo, economia, parlavamo commercianti. Di commercianti. Certo. Allora, intanto noi abbiamo raccolto anche le lamentele dei commercianti che stanno fuori del centro storico, perché dicono giustamente: ma per quale motivo ogni volta si crea un evento, l'evento viene fatto solo nell'ambito del centro storico, perché non si allarga anche fuori dalle mura della circonvallazione? Coinvolgere le periferie. Assolutamente, perché anche loro pagano le tasse a Lucera e quindi anche loro hanno gli stessi diritti di tutti quanti gli altri. Peraltro noi abbiamo un'idea, quella di, per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, di ridurre o azzerare laddove possibile anche la tassa di occupazione da parte degli esercenti. Perché questo? Perché tanto, se noi mettiamo la tassa, gli esercenti di fronte a determinate somme non sono interessati a pagarle e quindi non mettono i tavolini fuori. Se noi gliele facciamo pagare in misura ridotta, mettendo i tavolini fuori, occupando solo i pubblici, io penso che aumenterà l'afflusso di gente che verrà a visitare Lucera. Voglio dire, le piazze delle grandi città italiane sono tutte addobbate, va, diciamo così, di tavolini, ma non solo. Sono stato a Monopoli quest'estate e ho visto anche lì, c'è tutto il centro storico, sono tutti in attività con tavolini e sedute. Solo senta i vincoli, e non so perché. A proposito di vincoli, ultimamente c'era Polignano che fa pagare un ticket. Mica è nelle vostre idee magari far pagare anche un ticket ai cittadini, a chi viene da fuori? Ma assolutamente non abbiamo la possibilità. Cioè, per far pagare il ticket la città deve essere già una meta turistica. A Polignano la gente andava senza ticket, ci andava tanta gente. Oggi con i ticket forse c'era qualcuno in meno, perché pagare cos'era 5 euro mi pare, non è da poco, però se lo può permettere perché è una meta turistica. Lucera non è una meta turistica. Se noi mettiamo il ticket qui a Lucera, no, veramente non vediamo, inizieranno a rotolare le balle, quelle dei film western. Senta, io sono provocatorio, perché giustamente bisogna andare poi un po' a stuzzicare, come qualcuno dice, anche la stampa deve essere da pungolo per carpire quelle che sono le situazioni critiche. Ecco, noi negli anni, io ricordo anche per la mia età, qualche sindaco di qualche decennio fa che parlava Lucera città d'arte. Era uno slogan che poi è partito alla grande, col tempo però si è un po' affievolito e di amministrazioni ne sono passate di tutti i colori. Ma puntare sul turismo, su quelle che sono le nostre bellezze artistiche e culturali, ma anche a livello religioso, creare un collegamento con il santo più famoso, San Pio, a San Giovanni Rotondo. Ecco, lei che cosa ha in mente per questa Lucera città d'arte? No, io sposo in pieno l'idea, tant'è che nel nostro programma, quando parliamo di turismo, parliamo di turismo religioso e di rete con gli altri comuni come San Giovanni Rotondo. Allora, però dobbiamo dire una cosa. Allora, l'arte Lucera ce l'abbiamo, manifestazioni culturali ci sono, però non, per qualche motivo ad oggi non riescono a attirare quel numero di persone che dovrebbero attirare. E perché secondo lei? Io non voglio parlare dell'attuale amministrazione, perché sennò entro in polemica e allora poi dico... Io ho parlato prima, sono decenni che ci sono queste amministrazioni, con lei bisognerebbe scuotere. Intanto perché non c'è mai stata una visione d'insieme. Allora, anche le associazioni camminano ognuno per fatti loro.
non c'è un coordinamento tra le associazioni culturali, o meglio, avevano provato a fare una consulta, ma notizie che giungevano, parlavano ogni volta di litigi, scontri e roba varia. Non è così, dobbiamo inculcare prima di tutte le associazioni l'idea che o si collabora o non si va da nessuna parte, e noi con le associazioni vogliamo collaborare, perché torno a ripetere, anche in tempi di ristrettezze economiche sono le associazioni, il volontariato che può darti quel quid in più. Però dobbiamo essere bravi, ed ecco qua poi anche la visione prospettica. Noi dobbiamo andare oltre i confini cittadini, perché se oggi viene un turismo religioso che deve scegliere tra Lucera e San Giovanni Rotondo, sappiamo che a Lucera non ci viene, va a San Giovanni Rotondo. Un turismo che è un turismo mordi e fuggi in genere. Allora, se noi però offriamo i contenuti, forse riusciamo a far rimanere almeno una notte un pullman di questi turisti. E quello che poi ci serve sono le infrastrutture. Io su questo l'ho detto già più di una volta. Noi Comune di Lucera, insieme agli altri, che è un comune, una città d'arte e cultura, ha bisogno del turismo, forse più del Gargano, dove comunque hanno il mare che attira da solo i turisti. Noi dobbiamo fare qualcosa in più e abbiamo bisogno di questa grandissima infrastruttura che è l'aeroporto di Foggia. Perché se noi, l'idea qual è? Se noi ci gemelliamo con le città tedesche e dalla Germania non riescono ad arrivare con i voli charter o come si chiamano su Foggia, perché l'aeroporto è piccolo, è normale che noi quel turismo non lo prenderemo mai. L'aeroporto di Foggia deve essere una priorità di tutta la Capitanata. Sviluppando quell'aeroporto, ingrandendo quell'aeroporto, arriveranno aerei più grandi, arriveranno, io ho visto il piano che vogliono sviluppare, arriveranno gente da tutte le capitali europee, oltre che da città italiane. E quel tipo, quindi, quello è fondamentale. Noi dovremo lottare insieme agli altri comuni, insieme alla provincia, per l'apertura dell'aeroporto. Noi ci auguriamo che la prima pietra è stata depositata, messa lì, speriamo che poi i lavori inizino e parlano di un anno per completarlo, diciamo, quindi auguriamoci. Diciamo che finora in Regione abbiamo avuto molti ostacoli, ecco perché diventa poi fondamentale ragionare sul voto ai partiti politici, perché il centrodestra di Lucera è fatto prevalentemente da partiti politici che hanno agganci alla provincia, alla regione, a Roma e a Bruxelles. Questa filiera politica è l'unica che è in grado di farci smuovere le acque, perché altrimenti Lucera, per avere qualcosa dalla regione, noi lo sappiamo, Antonio Tutolo ha dovuto oggi allearsi, ieri era lite con Emiliano, oggi sta di nuovo insieme, e quindi questo, diremmo là, non ti dà la costanza e non ti dà neanche l'opportunità di avere quello di cui, che noi ci meritiamo, perché Lucera merita veramente di più, e lo possiamo fare solo scegliendo la filiera politica, perché se no nelle alte sfere, nelle stanze dove stanno i bottoni, noi non ci arriveremo mai. A Bruxelles, a Roma, con l'amministrazione civica lucerina, e non per colpa loro, perché sono tutte brave persone, ma perché non hanno gli agganci che ci vogliono. Quindi quando vengono e verranno, dicono, in questi 5 anni non sono mai venuti parlamentari, è normale, perché stava un'amministrazione civica. Adesso stanno iniziando di nuovo a tornare i parlamentari, gli europarlamentari. Stanno tornando perché stanno vedendo che noi, come partiti politici, possiamo prendere in mano il governo della città, e quindi loro sono a nostra completa disposizione, al di là della facile ironia che vogliono fare in molti. Beh, certamente è un'occasione anche per i parlamentari arrivare a Lucera, perché comunque ci sono le europee, e questo è un argomento anche abbastanza delicato. Io con tutta sincerità chiedo cosa è stato fatto dai parlamentari europei per la città di Lucera, avendo anche a disposizione una lucerina. Insomma, ben poco, forse perché non c'era il collegamento con l'amministrazione? Sicuramente, anche se io, questo è un altro mito da sfatare. La nostra europarlamentare Barbara Matera, nella presentazione delle liste che abbiamo fatto qualche giorno fa, è stata molto chiara. Ha detto, gli europarlamentari non sono i consiglieri comunali. Cioè, noi mandiamo al Parlamento persone che devono avere una vision ancora più ampia di quella che vogliamo avere noi sulla città, quindi che devono affrontare problemi di carattere generale. Dopodiché dobbiamo dire anche la verità,
che quando io ho chiesto, Barbara Matera si è messa a disposizione. Io sono andato a Bruxelles, da lei, a spese mie, e in parte anche a spese sue, ma sue personali, attenzione, non con fondi pubblici. E lei mi ha portato negli uffici che mi servivano, dove individuare i finanziamenti. Quindi perché io chiedo, perché le amministrazioni precedenti, quindi così evitiamo di fare polemica contro Tutolo o contro non Tutolo, perché sennò torniamo sempre, perché gli altri non si sono mai spesi, non hanno mai chiesto questa opportunità? Tutti andavano a farsi la vacanza a Bruxelles, a vedere l'Europarlamento. Io sono andato 2 giorni, sono arrivato la sera, ho dormito, la mattina dopo uffici, la sera me ne sono ripartito. L'Europarlamento di sfuggita l'ho visto, me lo andrò a vedere con calma, da turista però. Se andiamo verso la conclusione di questa intervista, che sicuramente non potrà poi esaurire tutti quelli che sono gli argomenti. Insomma, alla fine Consalvo è una persona preparata e questo lo sappiamo. E non è plagieria, è un dato di fatto. Lei svolge anche un'attività lavorativa importante, quella del commercialista, e quindi comunque tanti aspetti li conosce. Ecco, però bisognerà poi mettere insieme una futura squadra. E ovviamente ci viene in mente un nome per tutti, si chiamava Cencelli, e c'era il famoso spartizione, no? Si chiamava Cencelli quello che ha inventato la divisione, il famoso manuale che dava spazio a tutti in equa proporzione. Come si svolgerà poi dopo, alla fine, Consalvo è sindaco. Se è equa, non è negativo, però va bene, diciamo, come si svolgerà? Noi non abbiamo, e questo lo... Oggi praticamente non avete parlato di nulla? Non ci viene, non mi è mai stato neanche richiesto. Cioè, tutte le forze della coalizione questo argomento non hanno mai portato in nessuna riunione. E questo mi fa ben sperare, perché significa che forse hanno capito chi è Michele Consalvo e hanno capito che Michele Consalvo ha a cuore le sorti della città. Io chiederò a tutte le forze che mi sostengono e che verranno poi a sedersi al tavolo della formazione della giunta, chiederò non dei nomi secchi, ma chiederò un ventaglio di nominativi, perché comunque voglio cercare di fare la giunta più preparata possibile. Ci riuscirò? Non lo so, vedremo. Io una cosa, visto che stiamo chiudendo, la voglio dire. Non so se traspare davvero la voglia e la passione che io ho e che sto cercando di mettere a disposizione della città. Io voglio essere il sindaco di tutti. Io non sarò il sindaco di una parte contro un'altra. Non lo sarò, perché non è nel mio carattere. Quindi, tant'è che io oggi forse ho più amici tra i pagnottari tutoliani che non dall'altra parte, dove mi sono affacciato da poco. Sarò il sindaco di tutti. E lo devo essere perché il mio obiettivo è Lucera, non i singoli, ma tutta la collettività. Lo farò nel modo migliore possibile, con una squadra di governo fatta di persone preparate e competenti.